modello di business e modello di vita. Questo è un concetto che per me è stato illuminante con Dan Boggiatto, che giustamente ci mostrava come molte persone, ricadendo nel sistema di quello che ormai tutta un po' la società tende a fare, si tende a lavorare, si fa le 8 ore, fai magari un'ora di viaggio per andare, un'ora di viaggio per tornare, torni a casa, stai un po' con la tua famiglia o magari ti guardi 2 film se sei un single e poi vai a dormire e riparti, ed è sempre così. Poi magari guadagni 1.000 euro, poi magari 2.000 euro, poi magari però ne spendi 2.000 euro e sei sempre in corsa. Devi pensare che devi creare un modello di business che sorregga il modello di vita che vuoi fare. Qual è la tipologia di vita che vuoi fare? E non è detto che sia in Italia o all'estero. Infatti il motto di Dan Boggiatto e della tribù che ha creato di Tribeca è proprio: fai la vita che vuoi, dove vuoi. Ed è un modello bellissimo per chi vuole sposare questa causa, perché ti invita, ti coglie a voler creare un modello di business che sostenga il modello di vita di quelle persone che vogliono lavorare in ufficio perché ha bisogno di lavorare in ufficio. Ok, ma per esempio noi siamo una squadra che non abbiamo bisogno di trovarci sempre in ufficio. A volte il mio ambiente lavorativo è questo e ti assicuro che qui riesco a lavorare meglio, in modo più concentrato, che magari in ufficio dove magari siamo in 10-12 e dove sono interrotto dalle richieste delle persone. Quindi prova a pensare qual è, prima di tutto, parti da qual è lo stile di vita che voglio avere, e non intendo solo all'ora di spesa, la Ferrari che voglio comprare. Abbiamo i figli, i bambini che corrono qua e questo è bello perché è lo stile di vita che voglio avere. Voglio stare con i miei figli. Quindi ragiona prima sul modello di vita e poi, una volta che hai identificato quello, crea un modello di business che possa sostenere il modello di vita e non il contrario.